scandalizzati, ammirati o stupiti a leggere dell'eroica fortezza della madre dei sette biblici fratelli Maccabei, che fu sofferta e convinta supporter dei figli nel loro martirio, coronandolo infine con lo spargimento del proprio sangue, forse non sappiamo quanti e quali emulazioni ebbe questa donna in 2000 anni di cristianesimo. Di una vogliamo parlare questa settimana, anche perché il Papa, qualche anno fa, in occasione del sesto incontro mondiale delle famiglie di Città del Messico, ha voluto indicare la sua famiglia a modello delle altre, che magari faticosamente cercano di vivere la loro testimonianza cristiana. Maria Teresa Ferragud Roig è nata ad Almagesi, in provincia di Valencia, il 14 di gennaio del 1853, e si è formata nella fila dell'Azione Cattolica, prima come aspirante, poi come donna cattolica. Ha una spiritualità robusta, nutrita dalla messa e dalla comunione quotidiana, ancorata all'adorazione eucaristica e illuminata dalla devozione mariana. Poiché poi la fede vive di opere e prodiga di carità verso i bisognosi all'interno della Conferenza di San Vincenzo, di cui per alcuni anni sarà anche presidente. Il giorno in cui decide di sposarsi vuole un marito che la pensi come lei, soprattutto in materia di fede e di carità. Lo trova in Vincenzo Silvero Masià, fatto della sua stessa pasta, che sposa a 19 anni. I testimoni concordemente affermano che un uomo più devoto e caritatevole sarebbe stato difficile trovare. E se oggi non lo veneriamo tra i beati della Chiesa, è solo perché la sua fu la fine dell'uomo ordinario, morto nel proprio letto e non martirizzato, che ritroveremo un giorno tra i santi anonimi che popolano il paradiso, insieme ai santi di casa nostra. Danno vita ad una bella nidiata, ben 9 figli, modellati sul loro stile e secondo il loro esempio. Ed è significativo che i vicini di casa, notoriamente non teneri nei confronti di chi vive con loro gomito a gomito, definiscono famiglia tutta santa quella di Maria Teresa e Vincenzo, perché in essa si prega, si lavora, si vive in serenità, quella semplice, e si ha sempre un occhio di riguardo per chi ha bisogno. Non stupisce dunque che in una famiglia così fioriscano non una ma ben 6 vocazioni religiose: 2 frati cappuccini, di cui uno muore nel 1927 e tra l'altro missionario in America, e 4 suore di vita contemplativa. Per come andranno le cose ci interessiamo di quest'ultime, a cominciare dalle 3 cappuccine del monastero di Agugliente, e cioè Suor Maria di Gesù Vincenza, nata nel 1882, Suor Maria Veronica Gioacchina, nata nel 1884, e Suor Maria Felicita Francesca del 1890, per terminare la serie con Suor Giuseppa della Purificazione Raimonda del 1887, agostiniana scalza. Nel 1936, nel momento cruciale della guerra civile, si ritrovano tutte nella casa paterna perché i loro conventi hanno dovuto chiudere i battenti. A mamma, che ormai ha compiuto 83 anni, non sembra vero di riaverle vicine, anche se le sue bambine conservano in casa uno stile claustrale, fatto di preghiera, silenzio e raccoglimento. Nel pomeriggio del 19 ottobre, probabilmente per una soffiata del solito Giuda di turno, le 4 suore vengono arrestate dai miliziani e da esse non vuole separarsi la mamma, che forse potrebbe salvarsi per riguardo all'età. Per 6 giorni attendono in cella la sentenza di morte, che arriva il 25 di ottobre, a quell'epoca festa di Cristo Re. Quando vengono prelevate dal carcere e portate sul luogo dell'esecuzione, come ultimo desiderio, Maria Teresa chiede di essere giudicata per ultima. Le sta troppo a cuore fare il suo dovere di mamma fino all'ultimo, rincuorare le figlie, essere sicura della loro fedeltà fino alla morte. Coraggio, figlie, e
questione di un attimo, mentre l'eternità durerà per sempre. La sentono gridare mentre le incita. Il vostro sposo vi attende. Le vede cadere una alla volta, con il nome di Cristo Re sulle labbra e il perdono nel cuore. Perciò è serena quando giunge il suo turno. A suoi assassini, evidentemente anche villani, che le urlano: «Vecchia, non hai paura di morire?» può tranquillamente rispondere: «Finora ho seguito Cristo e lo farò fino alla fine. Dove sono andate le mie figlie, andrò anch'io», costringendoli così ad ammettere, ad esecuzione avvenuta, questa donna era davvero una santa. Il piombo spegne le sue parole, ma non la forza della sua testimonianza, tanto che Giovanni Paolo II, che per lei aveva una grande ammirazione, l'ha beatificata insieme alle sue 4 figlie nel 2001. Ringraziamo l'autore, Giampiero Petitti, per il sito santibeati.it. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questa è la storia di una beata scelta per oggi, 25 di ottobre. Non ho nulla da dire se non veramente chiedere l'intercessione sua e delle sue 4 figlie affinché noi veramente si possa essere testimoni di Cristo fino in fondo, avere quel coraggio che oggi ci manca. Loro hanno dato la vita davanti agli esecutori, noi oggi diamo una malcelata tendenza a voler essere in Cristo quando in realtà alla fine apparteniamo più al mondo che a Dio. Che la Beata Teresa, la Maria Teresa Ferragud Roig e le sue 4 figlie suore ci aiutino veramente a scoprire e a capire che cosa significa essere di Dio. Aiutateci, ne abbiamo bisogno. Sia lodato Gesù Cristo. Yeah.